Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 22 novembre 2021. Norme per l'ingresso in Italia dalla Nuova Zelanda, l'ambasciata d'Italia a Wellington fa il punto della situazione. È obbligatorio per chiunque si rechi in Italia dalla Nuova Zelanda, spiega la sede diplomatica, presentare un certificato Covid negativo con tampone antigenico PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo in Italia. All'arrivo alla propria destinazione finale in Italia è inoltre obbligatorio osservare un periodo di quarantena domiciliare di 5 giorni. Sono esentati dalla quarantena i possessori di Green Pass o certificazione vaccinale equipollente, quale ad esempio il NZ Covid Vaccination Certificate. Il NZ Vaccination Certificate, precisa l'ambasciata, è stato riconosciuto equipollente al Green Pass anche dall'Unione Europea ed è pertanto valido per viaggiare all'interno della UE. I passeggeri in arrivo in Italia devono inoltre compilare il Passenger Locator Form, disponibile online sul sito www.app.eupl.eu. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ambwellington.esteri.it. Sono aperte fino al 30 novembre le candidature al premio italo-tedesco per la traduzione letteraria. Il concorso è organizzato dall'incaricata del governo federale per la cultura e i media e dal Ministero della Cultura italiano in collaborazione con l'Accademia tedesca di Roma, Villa Massimo, la Casa di Goethe, il Goethe Institute di Roma, l'Istituto italiano di studi germanici, l'Istituto italiano di cultura di Berlino, il Literation Colloquium di Berlino e l'Ambasciata d'Italia nella capitale tedesca. Sono ammesse alla partecipazione le traduzioni della lingua tedesca alla lingua italiana che rientrano nella categoria narrativa pubblicate da una casa editrice in Italia dal 2018 in poi o in uscita nel corso del 2021, esclusi i saggi e i libri per l'infanzia. Il riconoscimento ha l'obiettivo di valorizzare la funzione dei traduttori quali costruttori di ponti tra le culture e di promuovere costantemente lo scambio intellettuale e culturale tra Germania e Italia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.newitalianbooks.it. Indetta dall'Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, una selezione pubblica tramite colloquio attitudinale volta a reclutare docenti di italiano. La procedura ha l'obiettivo di dotare l'istituto di personale aggiuntivo al fine di assicurare l'insegnamento della lingua italiana per il periodo tra febbraio e agosto 2022. I requisiti per candidarsi sono essere di madrelingua italiana, essere in possesso di laurea in lingue o lettere o di altra laurea se in possesso dei titoli per l'insegnamento della lingua italiana all'estero, possedere una documentata esperienza professionale di insegnamento dell'italiano a stranieri in Italia o all'estero presso istituti italiani di cultura, scuole o centri di insegnamento accreditati per almeno 240 ore. Essere titolari della posizione ditta individuale auto entrepreneur registrata in Francia oppure essere disponibili ad acquisirla nel più breve tempo possibile, avere una conoscenza della lingua francese di livello B1 superiore. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 20 del 1 dicembre 2021. Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito www.iicmarsiglia.esteri.it. Firmato dall'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, e dal presidente del Consiglio Nazionale delle Agenzie Statuali di Finanziamento della Ricerca, Odir Antonio dell'Agostin, il primo programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Brasile. Nell'ambito del programma, 9 progetti di ricerca cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano e dalle agenzie di diversi stati brasiliani saranno svolti congiuntamente da ricercatori italiani e brasiliani. I progetti riguardano i campi dell'intelligenza artificiale, delle scienze di base, delle malattie trasmissibili, della generazione di energia da fonti rinnovabili, della nutrizione, delle malattie metaboliche, dell'agricoltura di precisione, delle scienze spaziali, della produzione sostenibile e dell'utilizzo di minerali strategici. Questo importante accordo rafforza ulteriormente la già intensa collaborazione tra i due paesi nel settore scientifico. Il commento dell'ambasciatore Azzarello, che aggiunge: abbiamo però ancora molto da lavorare insieme e lo faremo grazie alla comune volontà di rafforzare la cooperazione, allo stesso tempo esplorando le nuove frontiere della scienza. Per maggiori informazioni www.mbbrasilia.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.